Il procuratore dovevo chiamare, cazzo. Pronto? Sono De Falco da Livorno, comandante. Il collegamento a Napoli è lungo l'attesa. Pronto? È arrivato un colpo strano, da lontano. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante. Palla palla sto... Mi dica il suo nome, per favore. Felice? Si chiama Boranga, va, va, va. Sì, ascolti Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora. No, no, mia moglie. Ma... Parli a voce alta. Allora. Saluto, arrivo con la come? Comandante, parli a voce più alta. Metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire un attimo, fallo venire. Fallo venire qua, fallo venire qua. Il fatto che il bambino compiva gli anni e siamo stati a casa, abbiamo fatto un piccolo pranzettino. Sì. Ah. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Moglie una volta all'anno lo fa, questa volta l'ha fatto proprio bene, ha fatto un misto mare globale. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo, mi assicuri che sta andando a bordo. Molluschi, pesci, sì. Alghe. Che sta facendo, comandante? Ah. E poi c'era una piccola specialità, lo struzzo di mare. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? Sì, ma è una uscilla. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, no, no. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Dal mare, proprio a un millimetro, uno o due millimetri. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Se questo animale, questo uccello, spizzicolia il mare. Tata, mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì. Il pescatore lo prende, lo arrovoglia. Fagli immediatamente prima che si spenne e si scorrivo. Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. E si butta in mezzo al, al misto mare globale e fa il saporino. Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo! E si è gelato sangue. Vuole tornare a casa, Schettino? E voi vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Mi si è imberlata la fronte di come una Sprite. Come? Ingegner Ferlaini, ho suonato e non ci stava nessuno. Salite tutte e due allora. Tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? Ingegner Ferlaini. Dimitri cosa? Ho sentito la voce, che cosa vuole? Ho figlio, è piccolo tanto. Lei è il suo secondo, salite a bordo, ora, è chiaro? Papà in cucina che sta mangiando uno struzzo di mare e io sono il figlio del presidente del Napoli. Lei è un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo e mi viene a dire, e mi viene subito a dire quante persone ci sono. Shooting up, e c'era mia moglie sulla porta, appena l'ho visto la fiocina ho preso. Gada, subito!